Sono oltre 1200 le luci che si accendono nella notte del 12 settembre ed iniziano a camminare dal cimitero del borgo di Saltara di Colle al Metauro in direzione di piazza Corso Matteotti. È la fiaccolata per Ana Cristina Duarte Correia, la donna di origini brasiliane e madre di tre figli, uccisa nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 settembre dal marito con 5 coltellate all'addome. È la risposta di un territorio, dalle amministrazioni dei comuni alla prefettura, dalla questura alla comunità brasiliana. Tutti rispondono alla chiamata per gridare basta alla violenza contro le donne. La presenza credo che sia l'elemento principale per dimostrare vicinanza alla famiglia, ai figli di questa coppia, di questa mamma uccisa barbaramente dal marito e a tutta una comunità, perché siamo tutti rimasti dilaniati dal dolore e dall'indignazione. Una presenza massiccia al quale io devo ringraziare tantissimo, soprattutto per la presenza anche di altre comunità, altri rappresentanti delle comunità, altri sindaci nei nostri territori, la presenza del capo di gabinetto del prefetto, la presenza del questore, tutti a testimoniare che uniti, istituzioni e cittadini, si può provare ad arginare o sconfiggere questa piaga immane. Perché ancora oggi sentirsi dire che, come ho sentito dire, mi sono ribellato con forza a questa affermazione che ha sbagliato lei a rientrare in casa, credo che sia un'affermazione aberrante. E siamo qui, lo ripeto, perché dobbiamo dare forza, dare conforto, dare speranza, dare sicuramente come dire, la voglia di provare le donne a denunciare atti di violenza, perché non si debbano sentire sole, perché non si debbano sentire giudicate e soprattutto non si debbano sentire come coloro che vengono accusate di aver loro stesse agevolato o favorito l'atto di violenza nei loro confronti. E questo è un segno di cultura, di arretratezza culturale importante, come diceva lo stesso Mattarella, è una sconfitta della nostra società e dobbiamo imparare tantissimo noi uomini ancora a crescere nel gestire le relazioni, nel gestire i rapporti, l'affettività e soprattutto saper gestire il conflitto e il confronto con le donne, dove normalmente usciamo sconfitti e quest'atto di vigliaccheria lo ha dimostrato. Numerosa la fiaccolata e la presenza delle donne della comunità brasiliana che chiedono giustizia per Ana e maggiori tutele per le donne, poiché troppo spesso le loro denunce e le loro richieste di aiuto non vengono ascoltate. Hanno distrutto una famiglia con i bambini che oggi non si sa che fine faranno, e questa ci toglie veramente un pezzo di ognuna di noi. Noi siamo di una comunità di qua vicino, io in particolare non conoscevo lei di persona, però sono qua per dire basta violenza, basta femminicidio, basta, 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 giustizia, Ana, Ana, giustizia. Quello che fa una donna nella vita, nessuno ha diritto di togliere la sua vita, nessuno, nessuno, perché... Noi siamo liberi di fare qualsiasi cosa e solo Dio si può togliere la vita di una persona, soltanto Lui ha questo potere, ma nessun uomo e nessuno deve togliere la vita a una donna per quello che fa lei, se è vero o non è vero, nessuno, nessuno. Basta, basta, basta.